Grande dispiegamento di forze dell'ordine ha accolto ieri pomeriggio il segretario della Lega Matteo Salvini, arrivato in largo anticipo a Lido Trentova ad Agropoli rispetto all'orario previsto. Un ingente numero di militari non si era visto neanche in tempo di lockdown. Il leader della Lega ha incontrato i suoi sostenitori e simpatizzanti tra le diverse contestazioni dei presenti. Nel corso del suo intervento ha toccato gli abituali temi: lavoro, scuola, sicurezza e migranti. Liberiamo questa regione dai mafiosi e dai clandestini, questo è il suo messaggio al termine del suo breve discorso durato pochi minuti, che poi ha lasciato spazio ai tanti selfie, abbracci e strette di mano. Prepariamoci a liberare questa regione e questo paese dai mafiosi e dai clandestini. L'impegno che ci prendiamo è: primo, per impedire che la sinistra di De Luca reintroduca la legge Fornero, e faremo le barricate per evitare che rimettano la legge Fornero. 2. Impegnarci per riaprire la scuola in sicurezza, assumendo i precari, usando le scuole e le classi delle paritarie, aiutando i nostri bimbi e assumendo maestre e non comprando banchi con le rotelle come fa la Azzolina. A sorpresa e con spirito di accoglienza, il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, e il presidente del Consiglio Comunale, Massimo Laporta, hanno salutato l'esponente nazionale della Lega. Il rispetto dell'avversario e l'accoglienza sono importanti, fondamentali direi, ha precisato il sindaco. Siamo contro l'odio sociale, per noi le idee altrui sono solo punti di vista diversi dai nostri. Ma crediamo che l'agire democratico debba sempre prevalere su ogni ragionamento politico. Il sindaco di Agropoli, che è del Partito Democratico, ma è una persona educata e per bene. Lo ringrazio per il saluto, perché si possono avere idee politiche diverse, ma il rispetto e l'educazione non hanno confini politici. Grazie al sindaco. Salvini nella mattinata di ieri ha fatto visita nella città di Salerno al Covid Hospital, ma non a quello di Agropoli. Con un sopralluogo avrebbe potuto capire da vicino quali le problematiche e perché sia tutto fermo nonostante l'inaugurazione nel mese di giugno dei nuovi servizi attivati nel presidio. Il leader della Lega però tiene a precisare nella nostra intervista che sono pronti ad investire soldi e di metterci la testa. Qual è l'impegno di Matteo Salvini all'ospedale di Agropoli, visto che Calvano l'ha chiuso? Come Lega, visto che non abbiamo mai amministrato nulla, di fare il contrario di quello che hanno fatto gli altri in passato, di metterci testa e di investirci soldi, e ci rivediamo dopo il 22 settembre. Su, per quanto riguarda ottobre tu sarai giudicato, come andrà? Io sono sereno, ho difeso il mio paese, quindi non penso di aver commesso nessun reato, sono la persona più tranquilla del mondo. Ti aspettavi tutto questo successo ad Agropoli? È emozionante, devo essere onesto, e emozionante. A fare da contorno alla manifestazione le contestazioni di cittadini del posto e dei territori limitrofi, con striscioni, fischi e cori sulla spiaggia a ridosso del palco. Qua che cosa c'è a fare? Viene a fare le passerelle elettorali, ha fatto 3 minuti di comizio dove ha detto sempre le solite cose che dice, dopodiché è stato lì 3/4 d'ora a farsi solo dei selfie. Quando ci sono i reali problemi di questo paese, Salvini dove sta? Gli amici suoi della Lega dove stanno? Che cosa hanno fatto per questo paese, a parte specularci, venire qua a comprarsi voti? E poi ovviamente io mi devo sentire dire parla in italiano, perché questo poi è il prodotto che fa Salvini nell'italiano. Questo è il prodotto, che vengono vicino a me senza neanche dirmi ciao, chi sei, come stai, parla italiano. Questo è senza mascherina a farsi selfie. E questa è la sua propaganda elettorale.